Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto il mio book haul del mese di agosto o di fine estate, che dir si voglia. Ma comincio facendovi una premessa: siamo arrivati ai 1000 iscritti e io sono felicissimo e vi devo ringraziare veramente uno per uno perché non credevo, cioè ci speravo, ma dallo sperare a che sia realtà ce ne vuole. Sono arrivato a questo mio traguardo personale, cioè arrivare ai 1000 iscritti e grazie, grazie davvero di cuore e vorrei fare appunto un video speciale. Siccome i video di domande, quindi le 50 domande o il tag delle 100 domande imbarazzanti, l'ho già fatto, chiedo a voi di scrivere qui sotto delle domande che volete pormi. La tematica la scegliete voi. Qualunque domanda voi volete farmi, la scrivete e io cercherò di rispondere, sinceramente, quindi ho già capito che scriverete delle domande belle toste, ma vabbè, boh, e chiudo la mia premessa, ringraziamento. E adesso cominciamo veramente con il mio book haul. Ho recuperato tantissimi titoli, quindi cercherò di andare molto molto veloce perché effettivamente tanti li ho già letti e non vedo l'ora di parlarvene in una recensione apposta. Partirei però dagli acquisti di Tiger, che sono due. Uno è un quaderno, molto molto stupido, perché adesso c'è tutta questa collezione con i bradipi e i lama, quindi questo è Dipo il bradipo e questa è Lama, L'apostrofo Ama. Lana. E questo l'ho pagato 2 euro, sono sempre quaderni rigidi con le righe, perché sennò io andrei a scrivere fino sull'Everest. Secondo me sono carinissimi, ci sono diverse fantasie, tipo con i due lama che si guardano, cose stupidissime, però questo qui dove loro si abbracciano e poi dietro di Polveradipo è bellissimo, e boh, e impasta. E invece l'altra che ho recuperato, che vi avevo già fatto vedere nei preferiti o da qualche altra parte che non ricordo, è la bacchetta di Harry Potter di Ron Weasley. Non capisco sinceramente perché l'abbiano fatta verde muschio, che sembra proprio muffa marcia, però per 2 euro ragazzi è veramente carinissima. Se vi piace Harry Potter, andate da Tigerone e recuperatela. È secondo me molto simile tipo a quelle della Nobel Collection. La differenza sta solo che quelle della Nobel Collection sono proprio originali del merchandising della Warner Bros. E costano dai 37 fino ai 50 euro. Vabbè, e boh, i miei acquisti Tigerone sono finiti. E comincerei facendovi vedere un cartellone pubblicitario di una cosa che ho preso in edicola, di un libro che adesso faranno delle uscite e sono libri di Jules Verne. Questo è Viaggio al centro della Terra. Io avevo già questo libro, però in un'edizione per ragazzi. È un libro che non ho mai letto, però mi sono ripromesso di leggere qualche cosa di più di Jules Verne perché mi interessa davvero tantissimo. Questa prima uscita costa 1,99 euro, poi ce ne saranno altre 58. Nella seconda ci sarà 20.000 20.000 leghe, stavo per dire 20.000 seghe sotto i mari, e il giro del mondo in 80 giorni. Ci sono dentro questi piccoli opuscoli con tutte le promozioni che si possono fare e vatte la pesca, però effettivamente per la prima uscita secondo me è qualcosa di spettacolare. Tra l'altro ci sono delle bellissime illustrazioni che non troverò mai, fatte a carboncino, vaffanculo, minchia che odio, però per 1,99 euro andate, cercatelo se vi piace e prendetelo, perché secondo me è un affarone per un prezzo del genere. Chiaramente è la prima uscita, poi vabbè. E boh, partiamo con i libri che ho recuperato, diciamo, al Book Crossing, quindi gratuitamente, e due di questi libri sono di William Gibson. Uno è Mona Lisa Cyberpunk, che a me sembra una cosa trashissima, però dalla trama sembra molto interessante. Siamo in un mondo dove trionfa comunque il potere scientifico, e stessa cosa per Aidoru. Qui addirittura c'è una storia d'amore tra una persona in carne e ossa e un computer. Dalla trama, vi ripeto, sembrano molto interessanti. Questo in particolare, cioè, ha una copertina che è trashissima e bruttissima. Vi farò sapere appena li leggo, perché comunque William Gibson è un autore molto famoso, credo, perché comunque io lo vedo sempre in libreria, quindi boh, vabbè. Tutti e due i libri costano 13.000 lire, quindi non so. Comunque di tutti i libri io ve li lascerò qui sotto, così se volete andarveli a recuperare. Ciao e vattela a pesca. L'ultimo che ho recuperato è quello che mi piace sinceramente di più ed è di Stephen King, Cujo. Questa è la storia di un cane tipo un San Bernardo che non ho capito se di notte diventa una bestia assetata di sangue,
Però è un libro molto molto inquietante, molto molto intenso, io non vedo l'ora di leggerlo, chiaramente è un'edizione un po' marcia, però ci si accontenta, più che altro perché voglio leggerlo, se poi mi piace recupero una copia più bella. Tra l'altro questo è edito Mondadori e non come di solito Sperling & Cockford, e quindi vabbè, se qualcuno di voi per caso l'ha letto e gli è piaciuto mi scriva, o se non gli è piaciuto mi scriva lo stesso, vabbè, sapete voi cosa fare. L'altro di Stephen King, che non ricordo assolutamente dove l'ho preso, è Desperation, e questo mi sorprende molto che a tantissimi di voi è piaciuto, cioè nel senso perché non credevo, sinceramente è un titolo che io non conoscevo neanche. Sì, beh, dietro la faccia di Stephen King con quei denti da ratto vicino a un gatto, non so come questo gatto non gli sia saltato in testa, io mi sarei aspettato un'immagine dove il gatto gli era tipo con le unghie così, però è l'ennesimo libro di Stephen King che recupero, continuo a collezionarli e non leggerli. O arriverà il momento di Stephen King, non so quando, però vabbè. E next, prossimi due libri che comunque vi ho già fatto vedere da qualche parte, non ricordo dove, però credo che mi siano arrivati proprio quando io avevo girato il book haul, l'ultimo book haul. E sono due libri della nuova editrice Berti. Tutti e due li ho già letti. Uno di Mark Twain, Il caso dell'elefante bianco, bellissimo, brevissimo. Questo è un libro che vi consiglio. Costa 7,50 € a prezzo pieno, io l'ho pagato 5 €. L'ho ordinato alla Mondadori. È carinissimo, secondo me il modo di scrivere di Twain è sempre molto moderno e per questo vi farò un video, anzi con altri titoli, che chiamerò solo Twain. L'altro è di Lovecraft e si chiama I bambini avranno sempre paura del buio. Questo non lo definirei propriamente un romanzo, ma sono delle regole, secondo Lovecraft, come dovrebbe essere strutturato un romanzo gotico. L'ho trovato interessantissimo, ci sono tantissimi spunti inerenti a questa letteratura, quindi ci sono tantissimi titoli di Poe, di Montag, della Radcliffe, bellissimo. È un libro molto breve, costa 10 euro. La grafica è bellissima, ma tutti i libri della nuova editrice Berti sono fantastici. Ve ne parlerò a breve. E next, questi tre libri me li ha dati mio zio, anzi, mio zio mi ha dato un sacco di titoli. Sono tutte e tre di Mino Milani. Diciamo che tra i tre, questo è quello che mi è piaciuto di più, ed è quel muto pavese dal laccio al collo. Mino Milani è un autore di Pavia che mi piace. In questo qui, che è un thriller, l'ho trovato molto avvincente, l'indagine di questo muto che è stato impiccato, e poi c'è un altro cadavere, cioè le parti di un altro cadavere. Vabbè, non vi dico troppo perché comunque è un libro di 100 pagine, molto molto carino, ve ne parlerò in un video che chiamerò Solo Milani. L'altro invece è La cagna sul ponte, questa è una leggenda pavese inerente al XIX secolo, quindi è molto recente perché ha solo 150 anni. Questo mi è piaciuto già un po' di meno perché è tutto in versione epistolare e molto ridondante, ripetitivo, molto breve, non vi so dire il costo perché sono vecchi come la fame. Costava 4.500 lire e boh. L'ultimo è invece Pavia brucia, ossia La strega, questa è una storia del X secolo. Qui mi è piaciuto un sacco come Milani è riuscito a mescolare la parte storica, quindi l'invasione degli Ungheri a Pavia quando gli hanno dato fuoco, e la storia d'amore tra un soldato e una presunta strega selvaggia. Ve ne parlerò. E next, questo libro l'ho letto e mi è piaciuto un sacco, di René Guénon, L'esoterismo di Dante. Guénon è un autore molto difficile, molto ostico, sono più le note che il libro in sé. L'ho trovato comunque molto interessante perché qui parleremo di inferno, purgatorio e paradiso e tutto quello che secondo Guénon c'è dentro la Divina Commedia, quindi un sacco di rimandi alla massoneria, alla simbologia, alla metafisica, bellissimo. Questo è edito edizioni Studi Europei Sondrio, però io vi lascerò qui sotto, come di tutti gli altri libri, un'edizione ancora trovabile, poi questa è marcia e vabbè. E next, questi tre libri sono tutti e tre editi ad Elfi e uno è sempre di Guénon, Il re del mondo. Questo è molto tosto, quello è un saggio, questo è proprio un romanzo. Qui avremo a che fare con le discipline orientali e vi farò sapere appena lo leggo. Questo costa, non lo so, questo è sempre in lire, quindi sempre vecchio come la fame. L'altro invece è di Elémir Zola, Le tre vie. Anche qui con Zola avremo sempre a che fare con l'India, l'induismo. Anche questo è un testo abbastanza ostico, pensate che non l'ho neanche trovato su Wikipedia tra le sue pubblicazioni, però è un libro diciamo anche breve, vediamo se ce la faccio. Boh.
L'ultimo della Delphi che mi ha dato è di Hermann Hesse, Il Pellegrinaggio d'Oriente. Un pellegrinaggio vero e proprio tra lo spazio e il tempo, molto molto folle, me lo disse addirittura la Simola Bibionauta, che però mi ha detto, Jack, leggilo. E non ti spaventare, non pensare che Hermann Hesse sia andato fuori di testa quando leggi, perché comunque poi arriverai a una risoluzione, quindi un finale è molto soddisfacente. A lei è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora di leggerlo. E lo stesso mio zio mi ha detto, leggilo perché è bellissimo. Anche qui il prezzo è in lire, 6.500 lire e boh. E next, questo è Il Gabbiano di Jonathan Livingstone di Richard Bach. Questo lo lessi quando ero molto molto piccolo, mi era piaciuto perché comunque io mi sono sempre sentito diverso dagli altri. Qui il messaggio che vuole trasmettere è proprio un senso di libertà. Questa edizione della Burr, tra l'altro, ha un sacco di foto di gabbiani, quindi di uccelli, di pennuti, perché sennò poi mi date addosso. E se comunque qualcuno di voi ha letto qualcuno di questi libri che vi ho citato, scrivetemi qui sotto che cosa ne avete pensato. Vi sono piaciuti? Sì, no, forse. E next, prossimo libro, questo è di Arnulf Indriason, Un grande gelo. Questo dovrebbe essere il settimo libro di quest'autore. Io non ho mai letto niente di suo, però è un autore, mi sembra, nordico. Comunque, questo libro è ambientato a Reykjavik, quindi in Islanda. A me piacciono molto i libri ambientati in Scandinavia, comunque nel nord Europa, in Russia e in Giappone. Qui ci sarà un omicidio, un bambino di 10 anni che muore e succederanno delle cose che non so, però verrà definito dall'Express l'agente Erlendur, un antieroe in versione islandese, un personaggio interessante, sintomatico del marcio e del non detto della società contemporanea. Chiaramente anche di questo non si sa il prezzo. Beh. Guardate qui sotto e ciao. E next, l'altro libro che mi ha dato sempre mio zio è di Bukowski, Factotum, A Sud di Nessun Nord. Qui è una raccolta di racconti, sempre con lo stile di Bukowski, quindi molto irriverente, molto sboccato, molto sfacciato. Io non vedo l'ora di leggerlo perché di Bukowski, vi ripeto, io non ho mai letto niente. So che la maggior parte di voi non lo sopporta, però io voglio capire se mi starà sul cazzo anche a me. Sì, no, forse. E boh. E next, sempre un altro autore che mi interessa tantissimo, di cui non ho mai letto nulla, è Ken Follett. Propriamente questi due non è che mi ispirino più di tanto, quindi non lo so. Il codice Rebecca e La corona del lago, tutti e due i libri sono ambientati nella seconda guerra mondiale, spie, nazisti. Boh, non lo so. Se qualcuno di voi ha letto uno di questi due titoli, mi scriva. Io non sono troppo convinto. Però vorrei proprio leggere qualche cosa di Ken Follett perché voglio capire perché è così blasonato e battrapesca. E next, l'ultimo libro che mi ha dato mio zio è di John Grisham, Innocente, una storia vera. Questo libro non capisco se mi può interessare o no. Anche qui c'è la foto dell'autore aberrante. A me piacciono molto i libri ispirati alle storie vere. Però non so, anche qui ci sarà di mezzo un omicidio, cose abbastanza toste. Però nonostante questo autore sia molto famoso, io non ho mai letto niente di suo. Scrivetemi qui sotto la vostra opinione perché non so proprio. Non riesco a capire. Boh, vabbè. E next, passiamo ai libri che ho preso alla Mondadori. Li ho presi tutti nell'usato. Sapete che io ho letto per la BookTube Italia Legge Indipendente per il mese di luglio della Sellerio due libri di fantascienza perché c'era questa collana uscita nel 96 che aveva fatto uscire 10 titoli. Io ho trovato a un prezzo irrisorio Fantascienza 2 di John T. Sladek in sistema riproduttivo. Qui avremo a che fare con una fabbrica di giocattoli dove questi giocattoli inizieranno a riprodursi. Sì, sembra interessante, però boh, a me questa collana comunque mi affascina. E next, l'altro libro che ho recuperato, che sono sempre quei libricini della Newton Compton, quindi 100 pagine per 1000 lire, questo è Oxen, l'errore del mare. L'ho pagato 2 euro, è molto breve, sono 100 pagine. Mi piacerebbe leggerlo perché per il mese di settembre io leggerò solo e esclusivamente cose gotiche, horror, perché il wrap-up di settembre sarà già il mio primo video consigli inerente ad Halloween. Poi ce ne saranno tantissimi altri, spero. E boh. E next, questo è di Editrice Nord, pagato 9 euro, di Philip Joseph Farmer, Il Sole Nero. Siccome il libro Viola di Farmer a me non è che abbia detto più di tanto, l'ho trovato molto confusionario, ho detto proviamo da questo. Qui siamo sul pianeta Terra che sta morendo e l'essere umano è ancora presente, però diciamo che l'uomo è regredito a un livello scimmia. E sembra interessante, tra l'altro qui c'è un centauro che poi è un uomo foglia. Vabbè.
ci sono sempre di mezzo le uova, non so che problema lui abbia con le uova, comunque mi sembra molto accattivante per il fatto che comunque la prosa di Farmer era molto piacevole nella prima parte. Vediamo se mi piacerà anche questo. E boh, mi sono dimenticato, sempre che mi ha dato mio zio, scusate, di Giorgio Faletti La piuma. Questo l'ho letto oggi pomeriggio, lo leggete in un'oretta, costa 13 euro e questa forse è l'unica pecca. Edito Baldini e Castoldi, una bellissima favola molto suggestiva di questa piuma che si fa un viaggio che ve lo spiego. Ve ne parlerò poi meglio nel wrap up. Però sinceramente a me ha soddisfatto molto, gli ho dato 4 stelline su Goodreads, bello, il costo è un po' alto effettivamente, però vabbè. E next passerei il libro che ho preso alla Feltrinelli, questo è di Ivan Pissilenko e l'ho già letto ed è Nosferatu ed è l'adattamento del film del 1922 di Murnau. Diciamo che è molto più bello secondo me questo libro di 75 pagine di edizioni clandestine e costa 7 euro a prezzo pieno. Se vi piacciono i vampiri ve lo consiglio vivamente, è molto più bello secondo me del film. Il film è comunque bello, un film muto. Odio quella cantilena che c'è di colonna sonora, però per me questo è stato ok e mi piace questa casa editrice. Prenderò sicuramente altro di loro. E Next, e l'altro invece che ho recuperato della Vita Felice, Mary Shelley, La Metamorfosi. Non so se qualcuno di voi lo conosce, ma questa è una raccolta di 3 racconti gotici dell'autrice di Frankenstein. Mi è piaciuto tantissimo, vi dico già da adesso, leggetelo. In questa edizione oltretutto c'è il testo a fronte in inglese e quindi l'ho letto sia in inglese che in italiano. In tutto sono 187 pagine, però se togliete la parte in inglese è la metà. Bellissimo, questo costa 11,50 euro a prezzo pieno, io l'ho pagato, non mi ricordo ragazzi, e boh. E next, questo libro finalmente l'ho recuperato, però questa diciamo che è la copia brutta, perché ho approfittato degli sconti della Mondadori, inerenti agli Oscar classici, Oscar moderni, Oscar saggi, tutto, e c'è almeno il 25%, e al posto di 16 euro l'ho pagato 12, Guerra e Pace di Tolstoi, è uno dei miei libri preferiti, voglio rileggerlo assolutamente, l'ho già riniziato, però col caldo che fa, secondo me non c'è l'ambientazione giusta, quindi aspetterò un po' più avanti. Tra l'altro a settembre uscirà una serie TV di questo libro. Io non so se guardarla perché sono talmente innamorato di questo libro, l'ho già letto 5-6 volte, però sono 10 anni che non lo leggo più e per farvi una recensione devo rinfrescarmi la memoria perché ci sono talmente tanti personaggi, succedono talmente tante cose che devo darmi una spolverata perché io non mi ricordo manco cosa cazzo ho fatto ieri, quindi se lo appoggio qui mi cade in testa e mi soffoca. Questo è proprio un'arma di distruzione di massa. E next, questi sono i libri che ho recuperato a Il Libraccio quando sono andato a Romolo. E uno di questi l'ho letto, gli altri tre no. E sono di Kurt Vonnegut, Mattatoio numero 5, qui penso che lo conoscete tutti. L'ho pagato al posto che 7,50 euro, 3,75 euro. È una storia molto folle che a me ispira un sacco, fantascienza. Già il fatto che l'autore ha voluto prendere la sua esperienza, comunque il fatto che lui è sopravvissuto al bombardamento di Dresda. Lo trovo sicuramente intrigante, quindi fatemi sapere se l'avete letto, come, quando, perché. E next, l'altro libro è di Stefano Benni, quindi siamo a quota 4 e non ne ho manco letto uno, bravo Jack, l'ho pagato 3,50 euro con il meno 50%. Baul, questo libro, a detta di Massimo Made, che è uno dei suoi libri preferiti, mi ha detto, Jack, questo libro ti farà pisciare da ridere. Io gli darò fiducia, comincerò da questo, perché ho anche Bar Sport, Pane e tempesta e le ballate, però questo è di 174 pagine, il costo a prezzo pieno non lo so, chiaramente di tutti vi lascio qui sotto, non mi ricordo se l'ho detto, sì, no, forse, vabbè. E next, l'altro è Racconti di Halloween, qui dentro c'è tutti gli autori, Bradbury, Asimov, Poe, Cortázar, Benny, Buzzati, di tutto e di più, una raccolta secondo me fantastica di racconti, sono 300 pagine se non sbaglio, la leggerò tra poco, a settembre comunque, costa 14 euro, l'ho pagata con il meno 50, 7,40 euro, edito Einaudi, speriamo che sia bella, speriamo che sia bella, giuro, 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 adesso cade. Che paura! E next, l'ultimo che ho recuperato al libraccio di Romolo è Dino Buzzati, La boutique del mistero. Questo libro finirà nel mio video dove vi parlerò di 5 raccolte di racconti. Questo sicuramente è il più bello che ho letto. Questo libro è fantastico. Mi sono innamorato di Buzzati, ho il deserto dei Tartari, non so perché non l'ho mai voluto leggere. Mi sono ricordato leggendo questo libro che 2 racconti di questi li lessi nell'antologia alle medie. E mi sono ricordato quanto è bello Buzzati. Lui trova delle metafore inerenti alla morte, l'angoscia, l'attesa, geniali.
Non vedo l'ora di parlarvene perché questo libro è veramente speciale. Io l'ho pagato 6 euro, quindi la metà, a prezzo intero costa 12. E boh, questi erano i miei acquisti. Oh, e adesso passiamo agli unboxing, va bene, va benone. Questo ve l'avevo già fatto vedere, credo, nei preferiti. Sì. Ed è di Alberto Buchi. Ed è fuoco fatuo. Questo libro mi sarebbe piaciuto metterlo nella recensione doppia che vi ho fatto di Alberto Buchi. Io non vedo l'ora di leggerlo, spero di farlo a settembre perché comunque è un libro abbastanza, diciamo, con una tematica. E io do fiducia ad Alberto perché comunque dai due libri che ho letto sa veramente scrivere. E next, gli altri due libri che mi hanno regalato la Roberta della Mondadori, che ringrazio e saluto, e suo marito, mi hanno voluto fare due regali così, ma io non butterò mai via questo sacchetto perché è troppo bell'augimo. E comincerei da questo. Siccome vi ho già parlato di Mary Shelley, mi hanno voluto regalare Frankenstein. In questa edizione vintage della Burr, quindi edizione illustrata, io sicuramente lo rileggerò perché io ho adorato questo romanzo, io adoro Mary Shelley come autrice, come persona proprio, e questa edizione è fantastica. Il prezzo precisamente non lo so, comunque il regalo ve lo lascio qui sotto, anche se lo scopro, fa niente, più o meno lo sapevo. Però grazie Roberta, davvero di cuore, grazie Luca perché questo libro veramente lo volevo tantissimo e non penso di meritarmelo, però siete gentilissimi. E next e the last book. Questo è qualcosa di spettacolare. Io ho sempre voluto quelle edizioni della Mondadori in finta pelle di drago. E siccome Luca adora tantissimo il Signore degli Anelli, dopo che ha visto la mia recensione, ha detto: Jack, devi leggere questo libro perché è uno dei suoi libri preferiti. Sto parlando di Conan il Barbaro in questa edizione, che è qualcosa di spettacolare. Ragazzi, io sono veramente senza parole. Finalmente ho un libro di questa collana. E grazie, grazie davvero di cuore. Sicuramente questo libro lo leggerò. Penso dopo ottobre, perché lo vedo un libro molto autunnale, invernale. Non lo so perché. Comunque, se qualcuno di voi per caso l'ha letto, mi scriva qui sotto che cosa ne pensa e io rinnovo i miei più sentiti ringraziamenti alle Roberta e Luca. E ciao, batte la pesca. E boh. Ragazzi, io ho detto, penso, tutto quello che volevo dire. Se mi vedete morire perché mi cade la torre di Babele addosso, comunque ricordatevi che qui sotto c'è la mia affiliazione. Ricordatevi di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto e ricordatevi di iscrivervi se non l'avete fatto. Io vi lascerò qui sotto tutti i miei social nel caso mi volete contattare, stalkerare, fare delle domande. Anzi, vi ricordo, scrivetemi le domande per il video speciale 1000 iscritti. E boh, io risponderò a tutte le vostre domande e boh, vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che io dica sia interessante o comunque vi volete far conoscere a qualcuno, io sono molto 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 felice. Vi ricordo anche di attivare la campanella così Fra Martino Campanaro vi avviserà sempre quando Psycho sta facendo un nuovo video. Pensa, spero di aver dato tutto quello che volevo dire, mostrarvi tutto quello che vi dovevo mostrare tranne il pene, però se volete ve lo esco. No? No, perché poi morite. E boh, basta, basta, basta. Io ringrazio ancora tutte le persone che si sono iscritte. Grazie, grazie, grazie. Per me è davvero molto, molto importante. Non sapete quanto. Io vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.